Francia, la duna di Pilat. Ci troviamo sotto Bordeaux o, se vogliamo, sopra San Sebastian in Spagna. È la duna più alta d'Europa, arriva a 120 metri, questa. E questo è il versante nord, mentre il versante sud è là in fondo, e dietro la duna c'è la foresta. E adesso andiamo a vederla, scaliamo la duna. La duna più alta del mondo invece è la Federico Kirbus, dal nome di colui che per primo ne ha misurato l'altezza, oltre 1200 metri. Parliamo di dune fatte di sola sabbia. Quella che sto salendo adesso è la parte più ripida per arrivare alla parte con il panorama più alto. In Europa vi è anche il sistema di dune di Piscinas vicino Iglesias, nel sud della Sardegna, con dune che arrivano a 90-100 metri, quindi non tanto più basse della duna di Pilat che arriva a 120. Vedete già da adesso? Spettacolo, che non siamo ancora in cima, cosa si vede. Per quanto riguarda, rimanendo sempre in Europa, nel nord della Danimarca, a Skagen c'è il sistema di dune mobili più alto del mondo, nell'estremo nord, la spiaggia più a nord della Danimarca. Poi le dune più famose al mondo forse sono quelle del deserto della Namibia, che si riversano sull'oceano. Parliamo di dune di 400 metri circa, così come le dune di uno dei deserti della Cina, chiamate dune del vento perché producono dei suoni molto particolari. Dicevamo quindi delle dune mobili della Danimarca, alte 40-50 metri. Vi sono poi le dune del Venezuela, chiamate dune del vento, anch'esse dune mobili che si muovono anche di 30 km. Comunque, escludendo la duna di 1200 metri in Argentina e altre in Sud America sui 1000 metri, le più alte al mondo sono nel deserto della Namibia e in un deserto della Cina. Stiamo per arrivare nella cima più alta, quindi ricordando le dune della Namibia, le più famose sono Big Daddy, Big Mama, la duna 45 e la duna 9. Siamo vicini alla vetta, dopo la quale si vedrà la foresta su cui si riversa la duna, la quale si è riversata su tutto. È una duna recente, questa di Pilat, si è riformata negli ultimi secoli, in particolare negli ultimi decenni, si è riversata addosso alla foresta.
si ipotizza un banco di sabbia che è stato distrutto e si è riversato qua. A proposito della Danimarca, queste famose dune mobili esistono in più punti della Danimarca. In un altro punto sono state bloccate piantando alberi che ne bloccassero l'avanzata. Questa qua, di Skagen, è stata tenuta libera di muoversi in modo da poter essere un esempio di studio per le generazioni future. Gli scandinavi riescono in qualche modo, nonostante vivano situazioni di clima improponibili, con l'arrivo dell'estate riescono ad avere delle idee un po' più lucide. In particolare i danesi. Questo per fare riferimento a uno degli ultimi video che ho fatto sulla dieta Inuit, la dieta paleo, dieta carnista, che tanto va di moda, che tanto sta spaccando i reni alla gente, come se non bastasse la dieta di quel medico francese finito poi in galera. C'è da dire che qui al versante sud si trova facilmente parcheggio, almeno a giugno, agosto è improponibile, dicono, mentre